Allora, perché non hanno fatto un gioco chiamato Caccia Ewok 2 basta? Anzi, perché non fanno Caccia Ewok 2? No, ma neanche per sogno. Allora, che cosa facciamo come ultima partita? Non fammi eroi contro malvagi, ne abbiamo fatte troppe. Ne abbiamo data la lag che hai, io direi un bel eroe contro malvagi. Ma dai, sì, eroe contro malvagi, sì, a sto punto preferisco più un'azione o una supremazia imperiale e primo ordine, dai. E se facciamo un assalto? Anche. Uno qualsiasi va benissimo. No, faremo uno bello. Va bene. Uno qualsiasi. Giustamente. No, comunque mi lagga. Guarda, mi ha laggato malissimo nei primi gameplay. Ma non si chiamava proprio la serata del lag. Ah, ecco. Infatti credo che la partita la chiamo proprio così, la chiamerò parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, e questa parte 4 serata del lag. Non so come devo andare su una bu finalmente. Ah? La bu, siamo su una bu. No, lo so, speriamo che non mi dà problemi, che adesso non mi lagga tantissimo, anche se magari mi lagga, però non c'è più quella cosa del rosso, verde, rosso, giallo. Della connessione, quindi vuol dire che si è un po' stabilizzato. Sì, ma a quest'ora che hai rotto le scatole. Chi siamo in tutto ciò? Mitroidi. Ah, che palle. Già ti vedo all'attacco, te. Madonna, quanto potente è sto tizio qua con la TRT? Hai visto come hai saputo la novità? La novità che sono due droidi che com'è in inglese two found them, com'è quando dico dei Jedi, cosa in inglese, non ho capito niente, legato così tanto, ma no ho detto com'è quando dicono i separatisti che sono due Jedi in inglese, com'è che lo dicevano, sono due caccia Jedi, è la traduzione corretta, invece in italiano dicono quelli sono cavalieri Jedi. Però c'era quella cosa che sono Fudem, aspetta, fighter, dice those are two Jedi fighters, right? Ah, ecco com'era, non mi veniva in mente. Tradotto giustamente sarebbe, ma quelli sarebbero caccia Jedi, giusto? Infatti. Nel film, in episodio 3, l'hanno tradotto incorrettamente dicendo quelli sono guerrieri Jedi, come se i droidi fossero così stupidi. No, non ti parlo di quello di episodio 1, io ti parlo. Cosa dice in episodio 1? Quando parlano dei cavalieri Jedi. Quando ci sta la questione dei droidecas che dicono c'era sempre quel meme del cavolo. C'era non sempre presente. È quel meme che dicevano. Di loro ce ne sono due di loro. Quello, esatto, quello. Ma quello dei Sith non è dei Jedi. Quando vede Darth Maul insieme a Cosola. Insieme a Darth Sidious, dice ora ce ne sono due di loro. Ah, sono due! Ah, ecco, io mi ricordo che era sui Jedi, ecco, vedi com'è. Quando non vedo episodio 1 dopo tanto. Dicono, avevate mai incontrato un cavaliere Jedi, signore? E lui, beh no, ma io no. Ma io no. Esatto. E poi gli dice bloccate il ponte. Questo non basterà, signore. Voglio il numero di questa droidica. Loro passano lo stesso. Però il doppiaggio in italiano è stupendo. Sì, no, era fantastico. Cioè, tutti l'hanno criticato e anche per, diciamo, ragioni parzialmente giuste. Più o meno. Perché imitavano il Rus, il cittadino Rus. Perché imitavano, ammettiamolo, imitavano quella voce. Sì, che poi è strano perché tanta gente si lagna che in episodio 1 c'è un sacco di stereotipi sui cinesi. Teoricamente dove? I Nemuriani dovevano essere uno stereotipo dei cinesi. Chi? E Watto doveva essere uno stereotipo degli ebrei, stando alla gente. Madonna, vabbè, quelli si fumano. Quelli si fumano 3 miliardi di cose. Guarda, da un lato potrei forse vederci qualcosa, ma è molto legato a, come posso dire, al modo in cui gli americani vedono quelle cose là, quindi onestamente noi non siamo molto toccati. No, ma poi i stereotipi è molto generico, sai? Tu devi vedere i Griffin come sfottono l'italiano. Dai, siamo seri. Sì. Quindi
per me dire lo stereotipo, come ad esempio quando hanno parlato di Ready Player One, no? Di uno dei ragazzi protagonisti, tiene l'avatar da ninja, guarda caso, è un giapponese. Guarda caso, uno dei suoi skin che si prende. No, scusami, ho detto una sciocchezza. Ninja, quindi cultura. I ninja sono cinesi, non giapponesi, aspetta. No, giapponesi, sì. No, Giapponese, ecco. Il samurai che era cinese, indovina un po' che cosa anche se fa. samurai è giapponese. Ah? Anche se samurai è giapponese. Allora cos'era che era cinese? No, c'era una cultura. Vedi, hanno i cosi là, come si chiamano, hanno le grandi dinastie più che Eh altro. sì, aspetta. Anche là non mi... Perché li mischiano, capito? Quindi a volte mi viene in mente tra Giappone e Cina, quindi facilmente mi confondo. Comunque c'era sto stereotipo di sto tizio che aveva prima la skin cinese, guarda caso era un cinese, quell'altro invece era un giapponese e aveva la skin da samurai. Indovina qual è il suo avatar di gigante che ha scelto? Il Gundam, ovvio, mentre ovviamente l'americano ha scelto il gigante americano, il gigante di ferro. Quindi ovvio che poi tutti dicono, ma questi sono tutti esempi, paragoni di stereotipi. Potete dire quello che volete, però un fondo di verità c'è. Diciamocelo, mezzo fondo di verità c'è stanno. Madonna, com'è morto male sto Ranger. C'è una C'è cannoniera che ci sta attaccando male. È morto Luca, non lo sento, Grievous. No, sono qua, sto cercando di concentrarmi, di sparare a tutta questa gente con i Gatling. Sì, comunque i stereotipi dipende dalle circostanze, anche che diciamo in Star Wars non le ho mai prese in considerazione queste cose, però. Tranne qualcuno quando proprio è palese, cioè proprio te lo butta in faccia la cosa. Come i classici rapper sono ovviamente sempre quelli di colore, per esempio, Guarda no? che arrivo da Delta, ti fermo un attimo. Ok, buono, ci sono. Ciao. Sto laggando a Ciao. bestia. Pure Grievous non scherza. Madonna, sto Grievous pure lui non lagga. Oh, ma Via. lagghiamo tutti, lagghiamo. Eh sì, oggi è la serata del lag. Ho notato. Dietro, dietro. Non riuscivo a muovere, dai, ma mi hai buttato in una cesta. Sì, però ci siamo bloccati tutti, eh. Ci siamo laggati tutti male male. No, tornata! No! Aiuto! Quella è la bastarda che poi se ne va via. Sì, ma mi ha colpito brutalmente con la spada. No, no, ora sono due di loro, guarda, ora sono due, dai. Tu Uno si falli. Dove dice. No, no, no. No, che dai, ci sono i metto. nostri Drudekas? Tu sei il nostro droidica. Dove sono i nostri eroi, semmai? Ok, l'hanno dovuto ripiegare. Bene, bene. Clone. Madonna! Hai visto? L'ho ucciso io, sì che ho visto. Bello che stiamo sparando un muro. Sì, lo so, not hai notato. Quasi verrebbe un bel comando ricarica. Stanno arrivando tanto. Per prendere me? Madonna, il petto di Anakin. Via, io vi voglio bene, ma vi saluto. Passo per di qua. C'è Anakin, continua. Uno che si chiama Bad Mr. Frost.
Ma che è Lando quello lì? Sì, no, è quello che userei, maledizione. Non ce la faccio, non ce la facciamo sfondare così. Bravo, fammi rotola, rotola. Rotola! Continua a rotolare. Ok, buono, questa è la mia fermata. Mi piaceva questa. Ne sei sicuro che la tua fermata? Dai, perché si ferma dopo un po' quando devo fare le cose belle? Madonna, non immagino quello che ho visto prima. Ok, Ho buono. visto un clone che si metteva a ballare perché stava laggando. E infatti tutti lol. No, fa ridere perché lagga. Allora lagga a tutti, raga. E io che ero sicuro che era un problema mio, Madonna, che brutto. E perché oggi è domenica, capito? Domenica sera tutti si fiondano, non sanno che cacchio fai nella vita. Ho visto una cosa brutta. Ciao. Ok, ho ucciso un clone. Ho ucciso un altro clone. E un altro, e un altro ancora, e No, un altro. no, no, no. Aspetta. Ok, ne ho ucciso Bello. un altro. Era un mimetico, dovresti essere fiero. Sì. Ma dai, com'è stato Via, possibile? via, 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 dai, copro. Proteggetemi. Oddio, comando cattivissimo! Cosa mi provava? Madonna, E la Anakin. ventina anche, affondato però. Madonna, è arrivato il comando con la vibrolama mentre stavo hackerando i comandi. Hai visto? O più o meno, perché poi mi hanno ammazzato. Ma Grievous vuole andare all'attacco? Siamo due droidi, ma dopo come è volato quel clone? Dai, che lo sto aprendo la porta. Sono a metà. Ho superato la metà. Sono a tre quarti. Ho superato i tre quarti. 90%, 95. Dai, che l'ho ammazzato. No, l'ho quasi ammazzato. L'ho quasi ammazzata Sì. da L'ho Anakin. fatta. Ce l'ho fatta. Sono morto durante la Vi ho salvato tutti, non mi rompete. Approvate, Sì, apprezzate abbiamo ucciso anche Anakin, fantastico. Devi ringraziare a me, l'ho portato poi a poca vita, uno sputo proprio. Guarda, l'Obi-Wan che ha protetto il clone, cattivissimo! Un arf, Madonna. Madonna, quell'Anakin. Dai, Obi-Wan infame. Stavolta si chiama Ricco Etiopiano. Farfetta albina, stronzo abissino. Ma che cosa? Eh sì, vedete che ha detto Etiopia. Dall'Abissinia. Questi popoli d'oltremare. Dell'Uganda. Ma perché cos'è sto fumo? Chi è che ha messo? Chi è che ha fumato? Ho visto qualcuno volare, ma Niente! Madonna, ma che è che ti è andato Oddio! Ma è addosso? impazzita! Ma chi era, Rey? Sì, è lei. È impazzita, Rey. Madonna, vedo Dai, no! gente morire e volare male. No, bravo, bravo Grievous che ha ucciso B1. Bel colpo, non mi chiedo come ho fatto, ma ok. Ma dai, che morte brutta. Però è andata bene, meglio di niente. Che sono cieco. Madonna, sei volato male! Madonna, chi è che mi ha fatto volare così? Non lo so, Anakin, presumo. Deve essere colpa sì, c'è lo zampino di Anakin. Stai fermo! Oh! Ma dai! Ma chi è stato?
Mannaggia l'implosore. Disgraziati. E io che voglio fare cose belle nella vita. Io volevo fare il marinaio. Questo è l'ultimo gaming, raga, per stasera stacco. Madonna. Sì, io ci sono Dark. Complimenti. Ho visto un droide palla morto. Madonna, chi è Anakin? Luke. Raga. Raga, io non vedo nulla però. Dai, sto maledetto Obi-Wan. Tanto lui veramente arriva dopo che io sono morto. No, come punti sufficienti? Dai, Delta, fammi spawnare. Ok, andiamo. Droide! Droide! Quale dei droidi, signore? Qualcuno di voi. Oddio, Obi-Wan. Buon nome. No, era Anakin, era Luke, buonanotte. No, a me non ci sono un clone. Oh, dai, dammi il super. Ok, siete morti tutti, noto che siete morti tutti. Noto che sono morto malissimo. Sono dietro di te. Aspetta, poi cade il guiro. Allora, la cavi così tanto che hai bloccato la porta per sì. E la firmo su. Anakin! L'ho visto solo ora ad Anakin. Bel volo che ho fatto. Ah, tu e io non hai visto. Muori mimetico. Dietro. Ma dai, non ti puoi farti battere da una palla. Ma c'è BB-8, cazzo. È una palla. Eh sì, ma è di un eroe comunque. Ha le carte più potenti delle mie. Aspetta, cambio personaggio. Usa il droide cast. No, vabbè. Il droide cast. Mi sono le bot. Mi sta facendo le bot con l'amico, lo Shark Trooper maledetto. Si è messo lì davanti mentre lo stavo uccidendo male. La partita è finita che mi mancava un soffio di vita. Ero lì che faceva. E lui faceva le botte. Stava morendo male. Ma no, Leila non ha più il gomito adesso. È vero. Vabbè, raga, io qui vi saluto. Stacco il gameplay a registrazione, pure tardi, raga. E buona visione quando caricherò sti video, perché mamma mia. Vabbè, qui dal 38 passa e chiudo.